Erano gli anni 70 e già si facevano i primi proclami sui giornali circa l'imminente realizzazione dell'autostrada Siracusa-Gela. A distanza di 50 anni i proclami si rinnovano, stavolta sui social. Da ultimo è stato l'assessore regionale Marco Falcone ad annunciare che entro l'estate sarà pronto un nuovo tratto, vale a dire quello che collega Rosolini ad Ispica. Non soltanto, l'assessore ha anche sottolineato che sarà riasfaltato il tratto Cassibile Rosolini, attualmente in pessime condizioni e impraticabile dagli automobilisti. Ma facciamo un passo indietro. Il primo tratto della Siracusa-Gela, vale a dire quello che si estende fino a Cassibile, fu consegnato negli anni 80. Ben 20 anni dopo fu consegnato invece il tratto Cassibile e Noto e a seguire quello che collega Noto a Rosolini. Quest'ultimo tratto però nel 2008 è stato posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Siracusa, che voleva vederci chiaro sull'esecuzione di alcuni lavori che presentavano delle anomalie, lavori dunque non eseguiti a regola d'arte. Dunque una storia lunga mezzo secolo, quella della Siracusa-Gela, e chissà che non si festeggino i 100 anni prima di arrivare a Gela.